Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi nuovo video, video haul. Questo qui è un video haul in cui ho deciso di mostrarvi un po' di prodotti, più che prodotti, articoli che ho ricevuto da alcune aziende, alcuni venditori di Amazon. Solamente tre cosine sono cose che ho acquistato io, sono le uniche cose di make-up. Il resto sono cose che appunto ho ricevuto. E voglio partire subito da questo organizzatore per make-up. Questo qui è famosissimo, nel senso che ce ne sono tantissimi in giro. Io l'ho ricevuto da un venditore di Amazon. Il venditore è Song Mix ed è appunto un organizzatore fatto in questo modo. C'è la parte appunto che si poggia appunto sul piano, fatta in questo modo, dove è possibile mettere all'interno sia rossetti, qui magari palette, rossetti, pennelli, fatta benissimo, plastica stradura. Io ho anche altri organizzatori in plexiglass, io li amo, li adoro perché li trovo comodissimi, anche belli da vedere, ce ne sono una miriade. Tra l'altro questo venditore ne ha davvero tantissimi, anche di diversi colori, non ne avevo mai visti, anche colorati tipo rosa, neri, sempre fatti in plastica. Quindi lui, questo qui mi è arrivato in questo modo, esattamente così. La parte appunto al di sopra è possibile toglierla, quindi metterla anche altrove, e la parte al di sotto ha quattro cassetti, due cassetti al di sotto che sono un po' più grandi, un po' più alti rispetto a quelli superiori. Appunto questi quattro cassetti ed è bellissima. Tra l'altro all'interno anche questa parte nera, che non ho mai capito che cosa serve. Comunque vabbè, molto pesante anche come plastica, non vedo l'ora di metterla sulla mia postazione perché io li adoro, non vedo l'ora di riempirla di trucchi, e la trovo molto molto bella e per me sono stracomode. Tra l'altro mi piace molto il fatto che la parte dei tiretti di sotto sono un po' più larghi, quindi è possibile anche mettere molte più cose e magari posso mettere dei rossetti al di sotto, vedo un po', e mi piace da morire. Sono molto 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 contenta di averla ricevuta. Troppo bella. Altra cosa che ho ricevuto e che sono strafelice di aver ricevuto, è una cosa un po' inutile, però io lo so, sono molto molto contenta. Sto parlando di un unicorno. Mi direte che cos'ha? Come un unicorno? Sì, anch'io ce l'ho anch'io l'unicorno gonfiabile. Che bello, non vedo l'ora di utilizzarlo. Sicuramente in piscina, sicuramente non vado al mare con l'unicorno perché è gigantesco, non so quanto sia grande. Anche questo qui l'ho ricevuto da Amazon, e dal venditore si chiama Integrity, o meglio la marca è Integrity. Ce n'erano anche di altri, c'erano anche i fenicotteri, però basta, oramai di fenicotteri se ne vedono fin troppi. C'erano un sacco di cose molto molto carine, non lo apro perché non ha senso. Magari vi metterò delle foto, o qui, magari da qualche parte, delle foto che farò, magari gonfie chiaramente, o anche su Instagram, sicuramente metterò qualche foto. Seguitemi anche su Instagram, rosellino88, e infatti sono molto curiosa di vedere quanto la grandezza, le dimensioni, che qui non ho ben capito. Vabbè, neanche lo apro perché sarebbe inutile. Comunque, vi ripeto, vi farò vedere le foto su Instagram, sicuramente lo metterò, e se riesco anche qui da qualche parte sono stra felice. Per le mie feste in piscina con le mie amiche sarà top. Poi, altra cosa che ho ricevuto, anche questo qui l'ho ricevuto da Amazon, ed è una spazzola per capelli, una spazzola lisciante che sto già utilizzando, l'ho già utilizzata. Devo dire che mi sta piacendo un sacco. Io non uso piastre di mio, non mi piacciono perché penso che già i miei capelli sono molto molto sottili, non voglio rovinarli, già le mie punte, essendo molto sottili, tendono a sfibrarsi, a creare le doppie punte, quindi preferisco di no. Questa qui l'ho trovata un giusto compromesso e quindi ho voluto provarla. La marca è Young Sun. Ed è fatto in questo modo. Tra l'altro si presenta benissimo, mi piace un sacco come sembra professionale, ci sono un po' di capelli attaccati. Sembra professionale perché è fatta di plastica abbastanza dura, non è la classica plastica molto economica, molto cheap, assolutamente. Mi piace molto perché, molto anche per questo, c'è la parte dove, del display. Tra l'altro tolgo questa parte che odio io, le pellicole, le detesto, è la prima cosa che tolgo da qualsiasi cosa, compreso il telefono. Ed è, c'è la parte
appunto questa parte del display dove è possibile appunto accenderlo, aumentare i gradi, il massimo dovrebbero essere 210 gradi, e la parte della spazzola che è fatta in resina, però la resina solamente nelle setole interne. Mi piace perché l'effetto è molto bello e non lisce i capelli, ma non effetto piastra, quindi completamente piatti, anzi li rende anche voluminosi, ma li liscia molto molto bene. Io che tendenzialmente quando c'è umidità ho il capello molto crespo, con questa qui ho notato una netta differenza, me li liscia molto molto bene, districati molto molto bene e non si attacca, soprattutto quando passo la spazzola, non ho la sensazione dei capelli che si tirano, si spezzano, assolutamente no, e quindi mi sta piacendo un sacco, molto 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 bella. Sì. Chiaramente di tutto vi metterò i link dei venditori, eventualmente delle pagine Facebook, di tutto quello che ho ricevuto. Altra cosa che ho ricevuto, questa qui non me l'aspettavo perché mi hanno contattato loro, è un'azienda americana, almeno credo, e sto parlando della Geulia. Si pronuncia così, loro mi hanno dato la possibilità di scegliere un articolo tra quelli che mi avevano proposto loro, tra cui ovviamente, avete capito benissimo, è un gioiello. Mi avevano appunto dato la possibilità di scegliere tra diversi anelli e un bracciale. Io ho deciso di scegliere il bracciale perché gli anelli, io amo gli anelli particolarmente, quindi preferivo vederli dal vivo. Comunque, le taglie americane sono diverse da quelle italiane. Ho visto un po', insomma, ho confrontato un po', però insomma, ho voluto provare il bracciale anche perché mi piaceva e quindi ho preso questo qui. Vi lascerò anche di questa azienda giù nell'info box. Il link sia della loro pagina, della pagina dello shop online, che di tutto il resto. Mi piace molto perché si presenta molto bene con questo pacchettino con i due cassettini, dove al di sotto c'è una bustina qualora voleste fare un regalo, ed è la bustina tipo regalo. È molto molto carina questa idea, classica, una classica bustina che vi danno anche in gioielleria, fatta in questo modo, è molto bella, devo dire. Ancora all'interno anche i vari bigliettini e se volete anche scrivere un biglietto d'auguri, molto bello devo dire, mi piace, ottima idea. E all'interno, nella parte appunto del tiretto un po' più importante, c'è il gioiello. Il gioiello che è quello che ho scelto io ed è un bracciale. È un simil tennis, non so esattamente di che materiale sia. Non so se sia argento, non lo so, non è oro, almeno per quello che ho letto. Vi lascerò comunque tutte le informazioni. Ed è molto bello perché il disegno è molto particolare. Spero riusciate a vederlo. Molto particolare, tipo una sorta di disegno a cuore. Ed è molto bello, molto luminoso anche. Lo trovo anche molto elegante. Non avevo un bracciale magari un po' più elegantino, un po' più importante. Lo indosso per farvelo vedere, magari. Vi farò anche un close-up del bracciale indossato. Eccolo qui. Spero si veda. Sono rimasta molto contenta, sia per la spedizione, perché la spedizione tra l'altro mi va anche bene come misura, molto molto bene. Sono rimasta molto contenta anche della spedizione, che è stata stra veloce. Questo pacco arriva dall'America, quindi pensavo ci mettesse un po' di tempo. Invece ci ha messo, con la spedizione, penso DHL, ci ha messo 3 giorni, 3 giorni circa. Il prezzo non è bassissimo, ma neanche esorbitante, però alla fine è un bracciale gioiello da mettere anche in occasioni un po' più particolari, non da tutti i giorni. E non è, cioè, effettivamente, toccandolo con mano, non avete l'impressione di avere un bracciale in oro, chissà quanto, si sente un po' che è leggermente plasticoso, o comunque sembra più argento che altro. Anche la chiusura è fatta in maniera molto molto bene perché è tipo tennis, quindi dovrebbe essere abbastanza sicura come chiusura, quindi sono molto molto contenta, mi piace. Altre cose che volevo mostrarvi, però sono acquisti che ho fatto io, volevo mostrarveli perché insomma li sto provando. Infatti volevo chiedervi se volete che vi faccia una make-up sulla base estiva, e sono due prodotti minerali, due fondotinta minerali. Uno è un fondotinta di neve, il Eye Coverage Mineral Foundation. Ho preso il Tan Warm, io ne ho finiti un sacco di
di questi fondotinta, ho sempre provato d'estate, ho sempre utilizzato queste qui. Questa volta però ho voluto provare questa colorazione che è un po' più scura perché insomma per la bronzatura ci sta. Intanto ho anche l'altra più chiara, la Michelle della colorazione perfetta, e poi ho voluto anche provare, visto il prezzo abbastanza basso, il fondotinta minerale di Benecos. Che tra l'altro è anche più grande come, infatti, quello di Neve ha 8 grammi, quello di Benecos 10 grammi, entrambi vegani, entrambi naturali, insomma, sapete, Neve e Benecos sono prodotti bio e mi piacciono entrambe. Devo dire che anche Benecos mi ha sorpreso. Io ero fedelissima alla Neve Cosmetics, all'Eye Coverage. Però anche Benecos mi ha sorpreso perché mi piace molto, è abbastanza coprente. Come sapete, i fondotinta minerali non hanno una coprenza eccessiva, ma coprono giusto un po' di discromie, qualche rossore che io di solito tendo ad avere. Però mi piace anche l'effetto, la durata, sono molto molto soddisfatta. Ripeto, se volete che vi faccia una make-up, mi preparo con voi sulla nuova base estiva, ve lo faccio, sono questi due. Ho voluto anche provare la nuova cipria sempre di Neve, la Alabaster Touch, la Flat Perfection. Visto che la mia cipria era terminata, ho voluto provare questa qui, la sto testando. Come vedete, la colorazione sembra abbastanza chiara, in realtà è trasparente, non colora assolutamente. C'è una mosca che mi sta dando un fastidio assurdo. Comunque. Mi piace molto, quindi è abbastanza, cioè, rende il viso comunque opaco. Tendenzialmente dovrebbe avere un effetto luminoso e mi piace, mi sta piacendo, anche perché poi d'estate preferisco avere una base molto più leggera. Con questi prodotti ho una base leggera, anche questa cipria è molto 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 leggera, anche al tatto. Se vedete anche dal dito sembra colorata, sembra bianca. È bianca, in realtà poi è completamente trasparente, quindi mi piace. E nulla, queste erano le ultime novità che volevo mostrarvi. Stavo aspettando che arrivassero tutti i pacchi per mostrarveli. Infatti, ci sono cose che mi sono arrivate tempo fa e ci tenevo appunto a mostrarvele. E nulla, spero di avervi tenuto compagnia e ditemi tutto quello che volete sapere, scrivetemi per qualsiasi cosa, io vi mando un bacio grande. Ah, vi dico che sicuramente me lo chiederete, il rossetto che indosso è una nuova tinta della We Makeup, che tra l'altro ho fatto anche un video, andatelo a vedere dove vi mostro tutte le tinte che ho ricevuto. E la tinta numero, la rossa, la numero 27-28, non ricordo il numero, e nella parte centrale, non so se si vede dal video, ci ho messo una di quelle, diciamo, metal, di quelle metalliche, e appunto per provarle, perché devo ancora un po' imparare ad utilizzare queste tinte metalliche. E nulla, io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!